Retrosina su Fiorello, Viva AI, Hadofuto Fares Kelte Kaute e Ponderate. Osa fare che lo c'è altri nemmeno pensano, la rivelazione sul noto conduttor. In un'estate segnata da polemiche, dalla dio di Fazio alla Rai, fino al termine dei rapporti tra Barbara Del Sol e Mediaset, al centro della tensione in queste settimane è finita un'altra polemica, quella relativa a Fiorello e al futuro di Viva AI, che non sarà in via Asiago. Apprendere le difese del noto conduttor, Remida degli ascolti nel daytime matutino di AI, è stata platinet sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale di PU. Nella sua rubrica Visa, la TV ce vedo, ha colto location per elogiare il collega Sottolineando senza mezzi termini. È un indomito e intraprendente sperimentator che si lascia incantare, menomel, dalle sirene tentatrici e osa fare che lo c'è altri nemmeno pensano. Ma non è tutto. Ha poi sottolineato sul collega. Proprio in questa stagione, si è notato quanto siano caute, ponderate e poi di grande successo le scelte che Fiorello ha compiuto per garantire al pubblico un bel più alto livello di creatività. Il tutto con una grande abilità, Kela, di saper scegliere e ponderare bene le cose da fare e quel da evitare. Fiorello costretto a scusarsi, cosa è successo nelle ultime puntate di Viva AI. Nonostante il grande successo riscontrato dal suo morning show, un esperimento e il caso di dire riuscitissimo, non sono mancate le polemiche per il conduttor di AI. I residenti di Via Asiago infatti non hanno gradito il trambusto alle prime ore della mattina, e questo ha portato nei giorni scorsi il giornalista a intervenire sui social, come riportato da Platinet. Rinnovo le miscius agli abitanti di Via Asiago per il danno e il fastidio, ha sottolineato il conduttor che ha ammesso che gli è scappata la mano. Inizialmente infatti l'idea era quella di fare un programma che fosse girato interamente nel glass, poi il pubblico sul posto e l'entusiasmo degli ospiti VIP, che hanno fatto a gara per partecipare alla trasmission, hanno reso la rassegna stampa della seconda rete uno show senza precedenti. Viva AI in onda a partir da novembre, le ultime indiscrezioni sulla nuova location. Ha fatto un mea culpa personale su Instagram, Fiorello nelle scorse settimane, chiedendo scusa ai residenti dell'ormai famosa Via Romana e rassicurandoli per la prossima edizione del programma, che ci sarà. Il glass non sarà più parcheggiato in Via Asiago, in queste settimane infatti sono state al vaglio di nuove collocazioni per il programma e al momento sarebbe stata scelta la sede ufficiale. Intanto i fan del morning show della seconda rete continuano a chiedere a gran voce il ritorno della trasmission che è previsto però a novembre, a stagione TV avviata.